E noi torniamo in diretta da Donatella Ansovini. Sì, eccoci qui ancora nel cortile di Via Margutta. Parlavamo delle botteghe storiche che da 70, negli anni 70, sono rimaste pensate in 5-6. Come mai questo fenomeno di estinzione, Giovanni Rosa? Beh, purtroppo è il caro affitto quello che ha, diciamo, falcidiato l'artigianato in Via Margutta, ma d'altra parte se vi fate un giro qui trovate adesso attualmente negozi chiusi, sfitti, e cominciano a fiorire le boutique, in una strada dove in quell'epoca, diciamo agli anni 70, fino agli anni 70 c'erano artigiani, c'erano antiquari e c'erano, diciamo, gallerie d'arte e pittori. Ecco, come fare per arginare questo fenomeno? Purtroppo questa è una tendenza che va avanti inesorabile ormai da 30 anni. Col risultato che l'ultimo pittore, dicevo, da Via Margutta è andato via 3 anni fa. Questa era la Montmartre diciamo, italiana, e purtroppo è finita così senza che nessuno se ne preoccupasse. Cosa state facendo per arginare questo fenomeno? Attualmente stiamo, per quanto riguarda il discorso delle botteghe e i negozi storici, stiamo portando avanti con la senatrice Valentini un disegno di legge sulla tutela e valorizzazione delle botteghe storiche, che speriamo vada in porto prima possibile, e il quale interviene anche, dovrebbe intervenire anche sul, diciamo, sulla dinamica degli affitti, cioè quindi entrare in quello che è il discorso con i privati, ma soprattutto anche con gli enti che, essendo, diciamo, enti regionali o comunali, dovrebbero in ogni caso, no, incentivare o comunque dare la possibilità a chi ha... Ecco, ma di questo vogliamo parlare anche con Giulio Anticoli, che è presidente di CNA Città Storica e dell'Associazione delle Botteghe Storiche, perché questo è un problema che riguarda tutto il centro storico, Anticoli. Sì, certo, il centro storico va riqualificato e rivalorizzato, quindi noi con CNA Città Storica stiamo presentando un progetto sperimentale proprio di riqualificazione del territorio. Partiremo da 3 rioni, Parione, Ponte e Regola, e per ridare verve al centro, decoro e vivibilità. Quindi... Ecco, e con questo messaggio dell'importanza della valorizzazione delle botteghe storiche restituisco la linea.